Continuiamo, come vediamo l'articolo 9 della legge 10 del 2005, è indispensabile perché se no a chi mette il decreto assessorato deve metterlo un soggetto costituito, giuridico, e quindi lo metterà al vostro consorzio senza scopo di lucro. Attenzione, perché se l'assessorato manda la richiesta entro 45 giorni non dovessero pervenire né l'atto costitutivo né lo statuto sociale, il consorzio in istanza si riterrà rigettata e quindi il consorzio dovrà o ricominciare l'iter, e però non è detto che l'assessorato in quel caso lo riapprovi di nuovo o lo riaccredi di nuovo, oppure si dovrà perdere un altro tempo perché intanto saranno state presentate altre domande di centri commerciali da parte di altri comuni, comunque da parte di altre aree esistenti appunto nell'ambito regionale. E basta, poi l'ultima slide per ricordarvi anche le persone che hanno lavorato, l'Inamata dell'Ufficio Commercio, Giuseppe Conti Guglia, abbiamo visto l'ingegnere, Davide Donato sempre dell'Ufficio Commercio, questo poi non mi nomino perché non si fa, e Salvatore Lanza dell'Ufficio Commercio e naturalmente l'ingegnere Stefania Meri Bertoloni che ci ha supportato dal punto di vista tecnico. Ringraziamento anche da parte nostra, assessore, al sindaco per averci comunque preso piacevole il lavoro, e se avete alcune domande sono a disposizione. Grazie. L'ultimo ringraziamento che stavo dimenticando, tra tutti, anche la dottoressa Cappello, dirigente del settore cultura, che ci ha dato la disponibilità dell'area e ci ha permesso di organizzare questo evento. Allora Giuffrelli ha anticipato, se mandiamo poi a pubblicare ovviamente, che per quanto attiene alla penetrazione di questo testo cui faceva riferimento il dottor Giuffrelli, senz'altro sarà la parte nostra della penetrazione più ampia possibile, perché tendiamo a includere tutto e non escludere nessuno. Ovviamente devono essere anche contesti che vanno ad aggravarsi per contesti omogenei, per evitare che poi ci possa essere anche un progetto che presenti tutto e di più e che di fatto non ha quella caratterizzazione importante che invece questo processo debba avere. E noi stiamo cercando di attuare insieme con voi e di condividerne l'attuazione, passa ovviamente attraverso un'antitesi con quello che ormai è il centro commerciale, grosso centro commerciale di tipo tradizionale, e quindi è ovvio che un'amministrazione che sponsorizza questo di fatto si pone in un atteggiamento completamente diverso rispetto ai cosiddetti centri commerciali di grande impatto artificiali. L'ultima cosa che desidero dire è inutile dire che da questo punto di vista l'amministrazione desidera, ovviamente l'assessorato al commercio in particolare, veicolare e stimolare questa iniziativa, non vuole mettere le mani su quelle che sono iniziative che comunque devono vedere protagonisti voi e che non deve vedere protagonista l'amministrazione. Però è chiaro che da parte nostra che tutto il supporto logistico, ma anche tutto il supporto tecnico che è rappresentato oggi e stasera dalla presenza dell'ingegnere Conti Guglia e del dottor Giuffrelli, i quali ovviamente per l'esperienza che hanno accumulato in tutti questi anni resteranno da oggi in poi a vostra disposizione per l'attuazione e la realizzazione di questo progetto, che ovviamente verrà altre fasi di attuazione. Questo credo è solo un forum di bilancio, ci saranno altri momenti che noi andremo a riprendere dopo il periodo estivo, dove o su vostra richiesta o su un'iniziativa ovviamente condivisa e concertata ci daremo nuovamente appuntamento anche per la messa a punto di tavoli tecnici, di tavoli tematici rispetto ai quali noi dovremo avere appunto la capacità di sviluppare quello che abbiamo in testa di fare per la proposizione del progetto dei centri commerciali naturali alla regione siciliana. Io sotto questo aspetto avrei anche concluso, per cui vorrebbe cosa gradire a questo punto sentire anche qualcuno che desidera intervenire e a cui daremo il microfono. Forse non mi conoscono, sono un commerciante di Santa Caterina di Vitello. Mi corre l'obbligo di ringraziare l'amministrazione perché al centro commerciale naturale avremmo dovuto pensare non commercianti per prima, e stimolare l'amministrazione ad aiutarci.
ci avete pensato voi, bene, da parte nostra penso vada poi il nostro grazie più sentito. Il centro commerciale naturale è un'esigenza di cui ne ha parlato per tanto tempo l'Università Bocconi, di cui ne ha parlato anche e ne ha anche studiato la Cattolica. Cosa significa creare un centro commerciale naturale? È un'esigenza dovuta alla cosa più bella che la regione abbia potuto fare nel fare questo decreto, che a noi era stato presentato in occasione del congresso regionale della Confesercente dal dottore Pignola. Ora, notavo che l'ingegnere Travaglia ha parlato che se vogliamo i centri comunali, i centri commerciali naturali, è ovvio che non vogliamo i centri commerciali strutturati come si suole pensare, in grandi strutture con grandi parcheggi e tutto. Per cui questo lo accetto, perché essendo che c'era stato un discorso di un centro commerciale che voleva nascere a Sant'Agata, credo che con quelle parole dell'ingegnere Travaglia e quelli del centro comunale, il centro commerciale non ci sarà più. Questo